lui ha detto una cosa bellissima in uno degli incontri che abbiamo fatto, ma proprio verso la fine del nostro tour, che è durato mesi. Gli hanno chiesto: ma quando hai fatto quella scena finale, no, come ti sei preparato? Cosa è scattato dentro di te? Sicuramente l'elicottero, tutti gridavano il mio nome e sicuramente quello ha contribuito. Però il fatto di essere, perché lui aveva sempre avuto, sin dal primo momento, paura di non farcela. Dice: io non ho mai fatto l'attore. Sarò in grado di mettermi sulle spalle un film così da protagonista. No, quindi ha sempre avuto questa, dentro di sé ha vissuto questa avventura anche con una grande ansia. E la madre, la sorella l'avevano in qualche modo quasi costretto, perché era una grande occasione per loro, per la famiglia. E quindi lui in quel finale diceva: io ce l'ho fatta, sono io il capitano, io ce l'ho fatta, sono riuscito a farcela, a interpretare questo personaggio e a farlo in quella maniera, quando lui vuole. Il finale del film è straordinario, veramente. Beh, quello è un dono che appunto capita raramente nella carriera di un regista, no? Vedere lì piangevamo tutti, insomma. All'inizio è nella Medina, che è il quartiere popolare di Dakar, dove abbiamo ambientato l'inizio del film, che mi ricordava un po' l'Italia degli anni, mi ricordava un po' la Napoli del dopoguerra, degli anni 50, mi ricordava un po', che ho visto attraverso i grandi maestri del neorealismo, insomma, quei mondi dove si è poveri, però c'è ancora una grande voglia di comunicare, di energia vitale, di solidarietà, ecco, non individualismo. Ecco. Quindi loro comunque vivono in un ambiente dove si è poveri, però appunto non gli manca nulla. No, infatti l'inizio del film è bellissimo perché vivono felici. Sì. Felici, Poi con questo sogno, come tutti i ragazzi, è di avere quel qualcosa in più, certo, è umano, devo di andare a vedere il mondo. pure di poter prendere, magari come lui dice, regalare una casa più bella alla madre, cercare di avere accesso a un mondo dove puoi avere quel qualcosa in più, che a loro manca, è umano. Senti Matteo, la difficoltà più grossa che hai incontrato durante le riprese, perché sono state tante, ma adesso a distanza di tempo ce n'è una che... Già il fatto che ho girato un film in gran parte senza capire quello che dicevano gli attori. Perché io non parlo Wolof, quindi diciamo che andavamo fiducia. Speravo che dicessero qualcosa che si avvicinava alla sceneggiatura che avevano scritto. Era sempre, diciamo, da una parte mi fidavo, dall'altra ho detto: vabbè, poi anche se non hanno detto quella cosa lì, quei sottotitoli era giusto. Certo. Poi non l'ho fatto, siamo rimasti fedeli a quello. Ma quindi sottotitoli dove sono sempre fedeli a quello che dicono? Sì, In anche perché se no avrei francese, fatto una figuraccia nei confronti di tutto il pubblico senegalese.